L'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello, regia di Matteo Fasanella, giovane attore e regista castrovillarese che da anni vive e lavora a Roma per il secondo di Invito al Teatro, rassegna curata dall'Associazione Culturale Aprustum per la direzione artistica di Casimiro Gatto in sinergia con il Comune e con il patrocinio della Gaspollino. L'uomo, la bestia e la virtù della compagnia romana Dark Side Lab Theatre Company è andato in scena al Sibaris. È una commedia in pieno clima pirandelliano che tratta le ricerche sull'uomo che ha sempre fatto Pirandello con una chiave questa volta un po' più farsesca, un po' più grottesca, quindi è una commedia che porta anche a dei grandissimi momenti di comicità. Però, ripeto, con la cifra stilistica pirandelliana, che è un testo degli anni 20, ma che è tremendamente contemporaneo. In L'uomo, la bestia e la virtù, oltre ad aver curato la regia, sei anche interprete sul palco. E, come fai a sdoppiarti da regista ad attore? La fortuna è quella di riuscire a trovare gli attori giusti per gli altri personaggi. Questo è, come dicevo prima, il primo compito di un regista che ho imparato è quello di azzeccare la distribuzione. Quindi in questo caso io sono riuscito a trovare i cavalli giusti, gli attori e le attrici giuste, e quindi il tempo di regia e di ascolto degli attori è stato meno faticoso del solito, e questo mi ha permesso di poter fare un mio percorso, una mia autoregia su un mio punto di vista su questo personaggio, il professor Paolino. Ma che cercate? La traduzione, quello che leggevo. Qua, così bel tempo. E quando mai io non leggevo un corno? Tradurrete, tradurrete, dunque vediamo. Ah, ecco, benissimo, questo passo qua, vedete, da qua, quando ne vedete da qua, acqua, oh, breve, breve. Come è cambiata la tua vita, insomma, partire da una piccola cittadina, quale Castrovillari, arrivare a Roma, insomma, con un sogno nel cassetto che tu avevi, che coltivavi già da piccolo, perché hai iniziato proprio con Aprustum a recitare e quindi a stare su un palcoscenico. Sì, io ho iniziato qui, sono sempre felice di tornare, sempre devoto a questa piccola cittadina e a Proustum che mi ha dato la possibilità di capire che questo poteva essere per me qualcosa di più di un divertimento. Nasce quasi sempre così. E io ne ho fatto un motivo di ricerca su me stesso e un tentativo di crearne una professione. Devo dire che per ora non ci lamentiamo. Prossimi tuoi impegni? Prossimi impegni a Roma, facciamo una ripresa di questo L'uomo, la bestia e la virtù anche nella prossima stagione, stiamo chiudendo gli accordi con le stagioni teatrali, una ripresa del Cirano, uno spettacolo che porto avanti da tanto tempo, che ha avuto una ripresa quest'anno, Stanze Segrete, 5 settimane praticamente tutto esaurito sempre, è andato benissimo, e poi sto lavorando a degli adattamenti di altri testi e anche alcune cose come attore singolarmente, non soltanto come mie operazioni, mie regie. In bocca al lupo. Crepi, grazie, vi aspetto. Invito al teatro ritorna venerdì 12 maggio con Gli uccelli di Aristofane, che vedrà in scena al teatro Sibaris i ragazzi del laboratorio teatrale di Aprustum curato da Casimiro Gatto. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà una trasposizione quasi integrale dell'immortale opera, con uno sguardo però alla contemporaneità senza mai perdere di vista l'elemento ludico e la spontaneità dei ragazzi.